90. Giusto. Se sbagliavo quella zuccheressa era veramente grave. Ma questa mi sei proprio una donna, devo inventare qualcosa. Qui è come quando all'eredità non li vogliono far vincere. Mi sono portato l'aiuto da casa, dei grandi. Quanto cedevano? Cedevano 20 secondi. Cedevano 20 secondi. Ciao amici, allora, qui la mia squadra, conoscendo la mia grande passione per i quiz televisivi, sono un grande appassionato in particolare di alcuni, ma diciamo che li seguo praticamente tutti e mi diverto a vincere o a perdere insieme ai concorrenti, hanno deciso di pensare questo grande gioco. Il grande gioco è composto di fatto da tre quiz, anzi da tre momenti famosi di quiz famosissimi. Il primo è passaparola, gioco finale, sono tutti giochi finali. Il secondo lo prendiamo davanti un altro e quindi quello che bisogna dire, lì sono fortissimo, a dire le definizioni sbagliate sono fortissimo, fortissimo. E il terzo è l'eredità con la quale mi cimento praticamente tutte le sere, con alterne fortune, devo dire, perché secondo me certe volte è abbastanza facile, certe volte sono bravo io, certe volte è impossibile, certe volte invece sono scarso io. Quindi vediamo, speriamo di non fare troppe brutte figure. Si parte con passaparola. Quindi io, se ho capito bene, qui mi rivolgo alla squadra naturalmente, ho la possibilità di rispondere, passare, oppure se sbaglio diventa rossa e ho sbagliato non la posso più portare avanti. Va bene, va bene. Pronti? Via, partiamo con passaparola. Lettera A, giocatore che ha cambiato più squadre in Serie A. Nicola Moruso. Lettera B, attaccante del Milan nelle stagioni 2015-2017. Passaparola. Lettera C, è soprannominato El Pelado. Passaparola, ma questa mi sei proprio una somma, devo inventare qualcosa. Lettera D, ha giocato sia con il Chelsea che con il Galatasaray. Kovacevic? No, è rosso. Chi era? Drogba, lettera D. Porca miseria, Drogba. Vabbè. Allora, lettera E, difensore campione d'Europa 2020. Difensore campione d'Europa 2020. Beh, noi vediamo tutti. Passa parola, intanto ci penso. Lettera F, è stata promossa in Serie A per la prima volta nel 2015. Frosinone. Giusto. Lettera G, attaccante campione del mondo 82. Graziani. Giusto. Lettera H, è stato capocannoniere UEFA Champions League 2022. Passa parola. Lettera I, ha segnato un solo gol nel mondiale 2006 con l'Italia. Inzaghi. Lettera L, portiere tedesco durante i mondiali 2006. Lehmann. Lettera M, portiere biondo ex Juve. Biondo? Passa la parola. Lettera N, numero 8 del Cagliari 2023-24. Nandez. Lettera O, è soprannominato il Messi norvegese. Oh, non è Ostiga, Ostiga è proprio un Messi, non c'entra niente. Ho capito, quello dell'Arsenal. Passa la parola. Lettera P, era soprannominato The Wall. P? P, anche lui. Piché forse? No, Pagliuca. Ah. Lettera Q, capocannoniere più anziano della Serie A. Quagliarella. Lettera R, numero 81 del Napoli. Raspadori. Lettera S, Mario Haas ne è stato il capitano. Passa parola. Ma è una squadra italiana? No. Servette? No. Ho sbagliato. Sì. Che era? Sturm Graz. Lettera T, allenatore che ha vinto più campionati di Serie A. Trapattoni. Lettera U, difensore del Lille. Andato lì. Un TD. Giusto. Lettera V, la squadra soprannominata è Leone Alato. Non è italiana, è italiana? Italiana. Ma
con la buccia ne so poche. Passo dopo, passo parola. Poi... Lettera Z, allenatore che sostituì Hector Cooper sulla panchina dell'Inter. Zaccheroni. Giusto. Andiamo ai passaparola. Lettera B, attaccante del Milan nelle stagioni 15-17. Borriello è troppo. Borriello? No, prima era Borriello. Bacca. Ah, Bacca, vero. Lettera C, è soprannominato il Pelado. Non lo so. È Caceres. Ah, è vero, è il contrario, Caceres è il Pelado. Lettera E, difensore campione d'Europa 2020. Ah, questo me lo devo ricordare. Oh. Quelli da passaparola. Passaparola. Lettera H, è stato capocannoniere Champions League 2022. Questo è veramente grave che non me lo ricordo. Ah, Holland. Giusto. Lettera M, portiere biondo ex Juve. Al Siena. Lo so, non mi viene Manninger, ma giusto. È Manninger. Ah. Lettera O, è soprannominato il Messi norvegese. Questo mi dà i nervi che non mi viene, per questo è proprio il blocco della fine stagione. Dell'Arsenal, dai, centrocampista dell'Arsenal. Odegaard. Odegaard, avevo detto prima lo forse. Non è ostica. Lettera V, la squadra soprannominata il Leone Alato. La Leonessa è a Brescia, il Leone Alato italiana. Vicenza, no? Venezia. Ah, Venezia, porca miseria. Venezia, e abbiamo la lettera E. Fatto schifo sto passaparola. Abbiamo la lettera E, difensore campione d'Europa 2020. Ma com'è che non me lo ricordo? Io pure me l'ero ricordato. Emerson Palmieri. Emerson, è vero, Emerson. Fatto un po' schifo, spero che voi abbiate fatto meglio. Allora, secondo un gioco, salutiamo Paolo Bonolis. Avanti un altro, avrò due alternative, devo dire quella sbagliata. Tra le due alternative possibili come risposta alla domanda. Andiamo! Destro o sinistro, con che piede calciava Fabio Cannavaro? Sinistro. Atalanta o Fiorentina, in quale squadra ha concluso la sua carriera Vieri? Atalanta. Sbagliato. Ah, perché ha chiuso veramente l'Atalanta, è ritornato all'Atalanta? Sì. Ah. Destro o sinistro, con che piede calciava Fabio Cannavaro? Sinistro. Atalanta o Fiorentina? Fiorentina. Juve o Roma, chi vinse il campionato nel 2002? Roma. Milan o Real Madrid, chi ha vinto più Champions League? Milan. Piolo o Totti, chi è il marcatore con più gol in Totti. Serie A? Totti. Mancini o Zaccheroni, chi ha sostituito Eriksson alla Lazio? Mancini. Rui Costa o Chiesa, chi ha indossato la 10 nel 2000 nella Fiorentina? Chiesa. Rui Costa. Ah no, Chiesa, giusto. Giusto. Messi o Ronaldo, chi ha segnato più gol in Champions League? Messi. Werder Bremen o Shakhtar, chi ha vinto la Coppa UEFA nel 2009? Werder Bremen. Brasile o Germania, chi ha vinto i mondiali nel 2002? Germania. Riva o Meazza, chi ha segnato più gol con la maglia dell'Italia? Meazza. Figo Zidane, chi vinse il pallone d'oro nel 2000? Zidane. Giardello Arri, chi vinse la Scarpa d'Oro nel 2002? Arri. Destro o sinistro, quale ginocchio si ruppe Ronaldo nel 2000? Sinistro. Torino o Genoa, quale squadra è nata prima? Torino. Zola o Di Canio, chi ha segnato più reti in Premier? Zola. 10 o 11, quante volte è stato espulso Beppe? 10. Simone o Filippo, chi allena l'Inter? Filippo. Cannavaro o Maldini, chi ha vinto il pallone d'oro? Maldini. Aquila o Lupa, qual è il simbolo della Roma? Aquila. 1990 o 91, quando esordì Fabio Caressa in telecronaca? 90. Giusto. Ho prese?
Alcune un paio a culo, però le altre bene. Sono contento. Questa è meglio dell'altra, dai, andata. Beh, siamo contenti. Se sbagliavo quella su Caressa era veramente grave. Stavo sbagliando perché comunque su di me ti vedi la verità. È così. E anche il secondo gioco è andato, diciamo, per adesso mi faccio 5 sul primo, 7 e mezzo sul secondo. Vai. Siamo arrivati al terzo gioco, quello a cui tengo di più, perché io sono un grandissimo, saluto Liorni, perché io sono un grandissimo fan dell'Eredità. Lo dico in continuazione perché poi mi chiameranno a fare quelle robe che fanno ogni tanto in beneficenza. Quindi Marco, metti una mano sul cuore. E allora, le parole che dovrò scegliere non sono necessariamente relative al mondo del pallone, mentre invece la parola che è la risposta esatta, che ha a che fare con tutte e cinque, è per forza facente parte dell'universo pallonaro. E allora partiamo con le due prime parole. Angolo. Sono un po' emozionato sta cosa. Angolo o grado? Grado. Sbagliato. Bene. 15 secondi ogni volta che perdo. Meglio dei soldi comunque, 15 secondi. Tattica o tecnica? Tecnica. Giusto. Rete o porta? Porta. Giusto. Misura o taglia? Taglia. Sbagliato. Rigore o rimessa? Rigore. C'ho già un'idea, solo di non mi viene. Però un'idea ce l'ho. Però faccio quello che. Tre livelli ci sono, questo è il livello facile. Anche voi l'avete individuato, cioè io penso che l'ha individuata, poi però. Diciamo che. Poi spero di averla individuata, insomma. Diciamo che è di porta, di rigore, tecnica, sto davanti. E secondo me la parola è area. Giusto. Grande l'eredità! Grande area, questa però era quella facile. Allora, seconda difficoltà media. Vediamo le parole. Calcio o pugno? Pugno. Sbagliato. Bene. Gol o rigore? Gol. Molta o multa? Multa. Camera o foto? Foto. No, camera. Diretta o registrata? Registrata? Diretta. Questo è più difficile. Multa e camera sono le due parole chiave. Io in genere vado sulla parola chiave, cioè se riesco a capire, perché multa, gol può essere con tutto, multa può essere con poche cose. Linea, però la linea. Niente, la multa non c'entra niente. Questa non la so, porca miseria, che delusione. Linea, però la multa è finito? Avrei detto linea, ma non è esatto. La parola era? Punizione. Ah, però perché multa, punizione diretta e camera? La camera di punizione è nelle carceri, la camera di... in cui vengono puniti i secondini per aver sbagliato. Ah, ho capito, cioè, no, quindi non necessariamente le definizioni possono essere legate alla parola, ok. Calcio di punizione, gol su punizione, la punizione è una multa, e poi camera di punizione, non ci sarei mai arrivato, e punizione diretta, la punizione a uno. Bravi, non ci sarei mai arrivato, complimenti. Qui è come quando all'eredità non li vogliono far vincere. Metto una parola impossibile, secondo me. Per la terza chiedo l'aiuto a casa e faccio venire De Grandis. Ciao. Tanto è inutile, te chiedo se vuoi giocare. Certo che vuoi giocare. Giochiamo all'eredità. L'eredità. Ultima manche dell'eredità, mi sono portato l'aiuto da casa, De Grandis. Il disaiuto. No, l'aiuto. Non si è appassionato come me all'eredità, ma già ho fatto una figuraccia a quella centrale, questa è la più difficile.
terza manche la più difficile. Dobbiamo scegliere le parole come l'eredità e poi con le cinque che rimangono dobbiamo trovare la parola che collimi con tutto. Che le colleghi, sì. Allora, partiamo. Prime due parole. Chiave o porta? Ah, devi scegliere. Vabbè, qua... Chiave? A culo, no? Sì. Che dici? Chiave. Chiave. Giusto. Hai visto? Ponte o strada? Ponte. Giusto. Brava. Vedi quando te la senti, sei ispirato. Mm. Società o proprietà? Proprietà? Proprietà. Giusto. Dobbiamo tutta l'eredità, eh? Non dividiamo niente. No, è che purtroppo ci abbiamo solo secondi. Speravi che te pagassi, invece. Come sai, quando ti chiamo io c'è mai una lira. Cerimonia o rito? Rito. Io avrei detto rito. Nazione o Stato? Stato. Stato, abbiamo preso tutte. Perché Stato vuol dire tante cose, no? Sì. Ragioniamo insieme. Allora. È una facile, è casa, perché chiave di casa, proprietà di casa. Però. Il rito della casa è stato. Però è un po' banale. Secondo me passaggio di proprietà, rito di passaggio. Però passaggio stato che è? Passaggio stato, passaggio di stato, passato di passaggio, no. Passaggio di chiave no, pure c'entra poco. Passaggio sul ponte c'è, cioè, però insomma un po' forzato. Dice. Proprietà civile, stato civile, rito civile, già ci siamo. Sì. Chiave civile però. Però abbiamo detto che deve avere a che fare col calcio, no? In qualche modo. Ah sì? Eh sì. E però il passaggio ha a che fare con il calcio. Presentazione di rito? No. Cioè, come si dice? C'è il rito di qualcosa, no? Sì, il rito, per esempio, il rito di passaggio esiste, però il... Cioè, quando c'è una cosa che tu dici è una... Però passaggio c'entra col calcio, non è... Sì, passaggio c'entra col calcio, però passaggio di stato... Perché passaggio di proprietà c'è, il passaggio sul ponte, vietato il passaggio, divieto. Però il passaggio della chiave, che quella che facevamo io e te quando ce le perdevamo, il passaggio della chiave, cioè sempre. Finito, dai, mettiamo passaggio. Passaggio, è passaggio! E andiamo! Però non so dirle tutte, allora, passaggio ponte, passaggio proprietà, rito di passaggio, lo capisco. Passaggio chiave di una storia. Ah, il passaggio chiave, giusto. Passaggio chiave, sì. Di una storia. Passaggio di stato dallo stato liquido allo stato solido. Ah, passaggio di stato, va bene. Comunque, passaggio, siamo arrivati. Quanto cedevano? Cedevano 20 secondi. 20 secondi.